su Tirso. Tirso tenta il tiro e c'è la buona parata anche in questa volta di Sgaria. In avanti con Cocco. Cocco, parata di Nicoletti. Bertinato tenta il tiro. Bertinato, altro palo con Bertinato. Seconda marcatura, secondo tiro fermato. Fermato però dal numero 7, anzi era Gimenez. E c'è il gol. C'è il gol. Vediamo di chi ha realizzato. E ha segnato il numero 9, Henrik Tornar. Quindi di rigore o di prima, comunque vediamo Farisa, il cui tiro appunto viene parato da Sgaria. Ora superiorità numerica. Sgaria è pronto, servendo per i Poli che tenta l'entrata e poi tenta anche il tiro che però viene respinto. E ancora anche questo da... Come si sviluppa questo tentativo di Gimenez con Nicoletti, parato benissimo da Nicoletti, quindi l'opportunità esiste ancora ed ecco l'ulteriore tiro del numero 7 De Oro. Venendo in avanti con Tirso Gomez, bellissima l'entrata, disposto a non cedere. E c'è la parata ancora di avanti con Cocco. Tenta il Cocco, buona la parata, la pallina che dondola sopra. Ora Simone, che vediamo, va un avanti indietro, bloccato. Opportunità per il Valdagno di venire in avanti, ma c'è la buonissima respinta. Viene ancora in avanti con Canesso, tenta il tiro di Canesso e altro palo. E ora c'è Farisa in avanti, ancora Farisa, tenta il tiro, bellissimo. Girardello, tenta il tiro Girardello e c'è il gol! C'è il gol di Girardello, quindi riesce a ristabilire il risultato 1-1, bellissimo il tiro all'incrocio dei pali dei biancorosso, il biancorosso di casa, e Valdagno ancora in avanti. E c'è il gol, un tiro dalla lunga distanza di Gimenez e che non lascia scampo a Nicoletti. 2-1, punto doppietta di Gimenez, il gol è molto dura, comunque nulla è perduto. E c'è il terzo rete, la terza rete su un bellissimo gioco di squadra del Valdagno, bellissimo il giro dietro la porta, il tentativo di giro dietro la porta. Farise tenta il tiro, Farise, c'è la parata però ancora di... Ma è una cosa questa che è necessaria. Si parte con De Oro, Nicoletti è fermo, e De Oro però riesce a superare ancora Nicoletti. 4-1 risultato, partita quindi chiusa in una maniera soddisfacente. Ancora Gimenez che fa il tunnel e c'è poi la rete con pallina che entra, che passa sotto i gambali di Nicoletti. Certamente un risultato pesantissimo che non dimostra quanto avvenuto sta. È un 5-1 che non lascia debito a chi legge domani i giornali.